Il settore dello spettacolo. La musica, la cultura e l'arte. E allora siamo a Ferragosto e dunque un primo bilancio di questa estate parla di numeri in ripresa per il turismo in Italia, così almeno dichiarano le associazioni di categoria, in particolare nelle città d'arte, anche se gli stranieri sono la meta rispetto ai livelli pre-pandemia. Eugenio Francesconi. Sono 13 milioni i turisti italiani in vacanza quest'anno, 3 milioni in più rispetto al 2019 e 2,4 milioni in più sull'agosto 2020. Più che dimezzate invece le prenotazioni degli stranieri, anche se sull'onda dell'effetto positivo del Green Pass saranno almeno 4 milioni i turisti da tutto il mondo. Mete preferite sono le località balneari, a seguire montagna, terme e laghi. L'indagine CNA prevede che oltre 11 milioni di vacanzieri prenoteranno alberghi tradizionali con qualche servizio aggiuntivo, quale spiaggia privata o una spa con servizi termali. Quasi 6 milioni invece i turisti che scelgono modalità alternative di soggiorno, come bed and breakfast, residence, agriturismi, camping e villaggi vacanze. Tutto esaurito poi per Ferragosto e dintorni, con 8 milioni di presenze, un andamento destinato a consolidarsi fino alla fine del mese. Tra chi si goderà la grigliata o gli spaghetti alle vongole, o ancora il cocomero in spiaggia, sarà un italiano su due in questo weekend a godersi un po' di vacanza e relax. Il capodanno estivo è però ancora condizionato dagli effetti della pandemia, con quasi un italiano su tre che dichiara di trascorrerlo a casa a riposare. In testa le mete balneari percepite come più sicure dal punto di vista sanitario c'è Rimini. Sul podio salgono anche Capri e Jesolo. La destinazione considerata più divertente invece è Riccione, seguita da Gallipoli, mentre quella marittima più adatta alle esigenze delle famiglie con bambini è San Benedetto del Tronto.